Ben ritrovati amici appassionati di fotografia. Fare delle belle foto da pubblicare poi su Instagram è diventato ormai da parecchi anni quasi una vera e propria necessità. I social d'altronde sono un po' lo specchio di questa generazione, un luogo ovvero dove le persone vanno a creare una vera e propria vetrina della propria vita da mostrare agli altri. Inutile poi soffermarsi sul dibattito morale di quanto questa cosa possa essere giusta o sbagliata, veritiera o fasulla. Se vuoi partecipare anche tu a questo gioco, devi conoscere le regole, avere tecnica e sapere il fatto tuo in ambito fotografico. Andando semplicemente a postare degli scatti che, seppur belli, magari sono casuali e senza una vera e propria logica, questo non ti porterà ad ottenere i risultati sperati. Ma anche se ora ti senti un po' spaesato, non ti preoccupare. Con questa semplice videoguida divisa in due episodi, ti insegnerò a fare fantastiche foto per Instagram, in modo da creare un profilo bello e di successo. Cominciamo subito quest'oggi con la prima parte, ma prima di iniziare, sigla! Per chi non mi conoscesse, sono Matteo, fotografo professionista e fotografo iPhone. Ed in questo canale ti aiutiamo a migliorare la tua fotografia, soprattutto con il tuo caro melafonino. Quindi, se anche tu vuoi migliorare fin da subito le tue foto, guarda per intero questo video ed iscriviti qui in basso al canale, attivando poi le notifiche per essere sempre informato sull'uscita di un nuovo video. Se pensi che sia sufficiente scattare e postare la foto direttamente dalla galleria del telefono, ti sbagli assolutamente. I social, d'altronde, sono molto esigenti riguardo al formato, andando quindi a tagliare e comprimere tutto ciò che non li soddisfa. Per evitare spiacevoli inconvenienti, dovrai seguire alcune semplici indicazioni fornite appunto da Instagram stesso. Come avrai sicuramente notato, la visualizzazione di Instagram avviene a scorrimento verticale, con la foto quindi che riempie lo spazio disponibile dall'alto verso il basso. Questo significa che per avere un impatto visivo migliore, dovrai scattare verticalmente. Inoltre, il formato utilizzato è 4 quinti, il che significa che tutto al di fuori di questo formato verrà tagliato. Per evitare che la tua composizione venga quindi rovinata, scatta direttamente con queste misure. In questo modo otterrai l'immagine perfetta direttamente dall'obiettivo del tuo iPhone, senza necessità di ulteriori modifiche. Una cosa assolutamente fondamentale per un osservatore un pochino più esperto è quella di mantenere le linee dritte all'interno dello scatto. Nelle foto, che siano per Instagram o meno comunque, avere una linea dell'orizzonte che pende da un lato è chiaramente un errore molto visibile. Non smetterò mai di dirla questa cosa. L'orizzonte, ad esempio, formato dalla linea dell'oceano, non potrà mai pendere da un lato. E questo chi osserva la tua foto lo sa molto bene. Magari va fatta un'eccezione giusto quando vuoi dare un taglio particolare alla tua immagine, ma questa certamente è un'opzione per i fotografi un pochino più navigati, perché bisogna saperla sfruttare e non semplicemente applicarla così a casaccio. Scusa l'interruzione, ma desidero farti una domanda. Vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Se vuoi riuscirci anche tu, sappi che è un regalo per te che sono sicuro apprezzerai moltissimo. Infatti, se vuoi apprendere tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito ad iscriverti al corso gratuito da zero a fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore. Infatti, all'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia da iPhone. Cosa aspetti? Quindi iscriviti subito al corso gratuito, trovi il link qui in basso nella descrizione. In fotografia non ha senso parlare di particolari condizioni luminose adatte a una foto. Infatti, appunto, esistono stili fotografici che nascono dalle condizioni più strane e che vanno dall'estremo buio all'estrema luce.
Però quando si parla di Instagram, per avere foto che risaltano agli occhi dell'osservatore, è meglio seguire alcune regole piuttosto che altre. Per esempio, la luminosità di uno scatto, per un osservatore quindi che scorre rapidamente verso il basso il feed di Instagram, sarà fondamentale per fargli saltare subito all'occhio la tua immagine. Uno scatto buio invece, magari con colori spenti, e che quindi non crea immediatamente un effetto wow, sarà molto più difficile che strappi un like. Al contrario invece, come un pochino abbiamo detto prima, un'immagine che trasmette gioia, leggerezza e che sia brillante alla vista ti darà una maggiore possibilità di essere notato. Ovviamente anche questo consiglio non è sempre vero, ci sono infatti migliaia di profili famosissimi che non seguono questa linea di principio. Questo però è ancora una volta un consiglio per chi deve partire da zero e che non ha idea proprio nessuna di come impostare il proprio profilo. Su questo punto parto subito col dire che per editare delle foto gli strumenti a disposizione da Instagram fanno un pochino schifo. Certo, se hai solo bisogno di una modifica veloce alla luminosità o di accentuare, che ne so, i contrasti, allora vanno più che bene. Ma se devi fare qualcosa che sia un pelo più approfondito, di un ritocchino così semplice, allora lascia perdere e passa a qualcosa di più serio. Anche gli stessi filtri che da Instagram sono davvero discutibili, infatti danno all'utente 4 opzioni in croce e con scarsissimo controllo su di essi. Ad esempio, un bianco e nero che potrebbe sembrare quindi qualcosa di speciale verrà sicuramente meglio su qualsiasi altra app di fotoritocco. Ti consiglio di scegliere Lightroom per il massimo controllo e VSCO o Vasco, come la chiamo io, per applicare i filtri senza spendere troppo tempo. Grazie a questi strumenti potrai davvero tirare fuori il massimo da ogni scatto. Ora immagino che tu sia un pochino confuso e magari non hai ben chiaro cosa io intenda, ma permettimi di spiegarti. Engagement è una parola inglese che viene utilizzata dagli esperti di marketing per indicare la risposta del pubblico. Letteralmente significa l'impegno o il coinvolgimento, ed è proprio questo quello a cui noi stiamo mirando quando decidiamo di postare una foto su Instagram. Infatti vogliamo portare il nostro pubblico ad interagire con esso ed essere quindi costantemente interessato appunto al nostro profilo, in modo quindi che si crea una certa attesa per il prossimo contenuto. Se pianifichi la pubblicazione per il tuo pubblico su Instagram sarà molto più facile seguirti e mantenere viva l'attenzione su di te. Se ad esempio invece pubblichi un post una settimana e poi 40 foto in 2 giorni, potresti facilmente stancare chi ti segue, spingendolo appunto a lasciarti. Se invece gli offri del materiale di qualità a cadenza quindi costante, senza esagerare ovviamente ma facendogli sentire che comunque sei presente, lo spingerai a metterti molti like e magari a lasciare dei commenti. Potrebbe inoltre decidere di condividerti con gli amici e conoscenti, regalandoti quindi del pubblico aggiuntivo. Per questa ragione una sana pianificazione del tuo profilo gioverà tantissimo allo stesso. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Ora sai la prima parte delle linee guida per delle fantastiche foto da pubblicare su Instagram. Ricordati sempre di non essere solo la copia di qualcuno che esiste già. Trova una tua identità e sviluppala intorno a un progetto concreto. Se farai le cose per bene e con passione, i tuoi followers d'altronde se ne accorgeranno, ricompensandoti con valanghe e valanghe di like. Se hai qualsiasi domanda da farci, scrivici un commento qui in basso e ti risponderemo il prima possibile. Se ti è piaciuto questo video, mettici un like come segno d'apprezzamento ed iscriviti subito al canale, così non ti perderai i prossimi video che pubblicheremo su come migliorare la tua fotografia. Seguici anche sul nostro profilo Instagram, dove quasi tutti i giorni postiamo delle incredibili e bellissime foto scattate appunto da iPhone. La fotocamera dell'iPhone, sai, a primo impatto sembra davvero semplice da usare, vero? Però poi quando invece incominci a conoscerla più a fondo scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. Ti faccio una domanda quindi, vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu?
Se vuoi riuscirci anche tu, sappi che è un regalo per te che sono sicuro apprezzerai moltissimo. Infatti, se vuoi apprendere tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore. Infatti, all'interno di questo corso di 3 lezioni, troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia da iPhone. Cosa aspetti quindi? Iscriviti subito al corso gratuito, trovi il link qui in basso nella descrizione. Ci vediamo sul prossimo video e ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che è sempre con te.